È questo il cuore pulsante del ritiro gialloblu qui a Racine. Siamo all'Hellas Verona Summer Village. Tante le attrazioni sia per i più grandi sia per i più piccoli, dal tiro alla bomba per diventare dei piccoli lucatoni fino alla possibilità di calciare in porta, la possibilità di giocare col calcio balilla e anche il subbuteo, un modo per aggregarsi, un modo per stare insieme per i tanti tifosi gialloblu che stanno correndo qui a Racines anche per vedere gli allenamenti della squadra. Non solo Hellas Verona Summer Village, ma anche Hellas Store, la possibilità di acquistare qui direttamente a Racines i prodotti ufficiali dell'Hellas Verona FC. Sarà possibile acquistare anche la prima maglia personalizzata con i nomi dei tuoi campioni e anche tutti gli altri prodotti ufficiali per diventare dei veri tifosi gialloblu. Dopo aver visitato appunto l'Hellas Verona Summer Villa c'è la possibilità anche di vedere gli allenamenti della squadra, oggi doppia seduta per i gialloblu allenati da Andrea Mandorlini, prima nel bosco a faticare con un lavoro di fondo alla mattina, poi tutti nel torrente e invece nel pomeriggio seduta soprattutto tattica agli ordini del mister Mandorlini che ha curato la parte di centrocampo e attacco, mentre i collaboratori hanno curato invece la parte difensiva. Ha raggiunto il gruppo anche Emil Alferson in tarda mattinata, per lui il lavoro personalizzato di recupero in vista di riaggregarsi alla squadra nei prossimi giorni. Domani in programma sempre una doppia seduta, la prima alle ore 10 del mattino e la seconda alle ore 17:30, sempre a porte aperte. In chiusura di giornata all'Hellas Store è il momento di Fares e Zampano per stare insieme ai tifosi, per scattarsi delle foto con loro e per firmare degli autografi per stare ancora più vicini al popolo gialloblu che come sempre accorre numeroso per stare vicino ai propri beniamini.